Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo progetto e quindi nuovo tutorial. Andremo a fare un paio di orecchini. Ve li mostro subito. Sono questi. Sono degli orecchini abbastanza grandi, ma potrebbe essere anche un ciondolo. Nel video vi farò vedere come facendo solo la parte centrale potete farci degli orecchini più piccolini, quindi per chi non ama gli orecchini grandi, così, perché come vedete è bello grande, può fare soltanto la parte centrale e quindi fare degli orecchini più piccoli e semmai utilizzare questo come ciondolo, quindi avere poi un set con orecchini e ciondolo. I materiali che andremo ad utilizzare ve li mostro subito allora iniziamo con un rivoli da 14 mm delle super duo che andrò ad utilizzare in due colori queste neon perché purtroppo non mi bastavano per tutti e due gli orecchini e Utilizza, ho utilizzato anche queste, questo colore, ma voi potete utilizzare benissimo un solo colore. Dei mezzi cristalli da 3 mm potete sostituirli con i biconi da 3 mm, però quelli o ex swarovski o quelli della preciosa, quelli più regolari e piccolini, mentre quelli là normali in vetro sono leggermente più grandi. quindi o mezzi cristalli da 3 mm o biconi da 3 mm serviranno anche dei cipollotti dei cristalli 3x4 e poi serviranno queste perline le nid bit sono queste a forma triangolare io purtroppo non ne avevo abbastanza perché avevo deciso appunto di fare questo modello come ciondolo e poi fare soltanto la parte centrale come orecchini, però non mi bastavano, quindi serviranno anche queste perline e poi tre misure di roccaille. Serviranno le 15.0, andrò ad utilizzare quelle della Miyuki, sono tutte Miyuki, quindi 15.0. In argento delle 80 in questa colorazione e sono 80 e naturalmente le 110 color argento. Naturalmente, vi servirà un perno o una monachella e come filo. Ho utilizzato un farline da 015 potete utilizzare anche un filo monofilamento trasparente da 015 Bene, questo è tutto il materiale che servirà per questi orecchini. E mh, sono degli orecchini semplicissimi da fare, eh, leggermente un po' più lunga come lavorazione. Ma eh, sono facili, davvero semplici da fare, non c'è nessun passaggio eh, particolare. Bene, io adesso vi rimando al tutorial. Vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro filo 8 mezzi cristalli alternati a 8 rocai 11-0 dobbiamo chiudere a cerchio ripassando attraverso tutte le perline e poi facciamo un paio di nodini quindi ripassate di nuovo in tutte fate i nodini e poi vi portate ad uscire da una 110 e questo è il risultato sto scendendo da una 110 ora inseriamo sul lago 3, 11, 1, 8, 0 e altre 3, 11, 0. Da questa rucai ci inseriamo nella prossima saltando il mezzo cristallo. Dobbiamo formare 8 archetti di questo, quindi di nuovo 3, 11 una 8 0 e altre 3 11 0 e ci inseriamo nella prossima rocaille questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine terminato questo giro questo è il risultato ora ci inseriamo nel primo arco che abbiamo formato uscendo dalla 80 qui andremo ad inserire soltanto 3 11 e ci inseriamo nella prossima 80 del prossimo arco di nuovo 3 11 0 e ci inseriamo nella prossima 80 e dovete continuare in questo modo fino alla fine. Questo è il risultato. Comincia a formarsi già la gabbietta. Ora ci inseriamo nella rocaille centrale di queste prime tre che abbiamo inserito in quest'ultimo giro. Usciamo da quella centrale. Ora prendiamo il nostro rivoli. Lo mettiamo a testa in giù e adesso prendiamo una sola Rokai 11-0 e ci inseriamo nella prossima fila di 3 nella Rokai centrale. Andremo a stringere appunto il retro. Mi raccomando, tirate bene perché dobbiamo stringere di nuovo una Rokai 11-0 e ci inseriamo nella prossima fila di 3. Rocca centrale e tirate bene il filo, e dovete continuare così fino alla fine. Dopodiché, vi consiglio sempre di fare un secondo giro per stringere bene il retro. Questo è il risultato: questo è il retro, e questo è il davanti. Ora risalite attraverso le perline uscendo da una 8-0 e adesso ci inseriamo con l'ago nella prima rocca. Questa fila di 3 perché in tutti questi spazi andremo ad inserire le knit bit. Allora le prendiamo dalla parte della punta in questo modo. Noi usciamo con il filo che va sul davanti della lavorazione, rientriamo con l'ago nell'ultima 11 0 dell'altra fila di 3. E tirate bene il filo in questo modo, vedete. Rientriamo nella 8.0 sotto e risaliamo nella prima 11.0. Vedete solo nella prima. Prendiamo di nuovo una nit bit. Con lago, ci inseriamo nell'ultima dell'altra fila, nell'ultima rocca okay. e tirate bene il filo, vedete? Questo deve essere il risultato. E dobbiamo fare così fino alla fine, ed ecco terminato anche questo giro. Sto uscendo dal foro basso di ogni anni bit rientro nel foro alto nel secondo foro in questi spazi andremo ad inserire i cipollotti di 3x4 quindi prendiamo una 15 un cipollotto 3x4 e un'altra 15 0 e ci inseriamo nella prossima in bit nel foro alto In questo modo, ora di nuovo una 15, un cipollotto 3x4 e un'altra 15 0 e ci inseriamo nella prossima nei beat, sempre nel foro alto. E dovete continuare così fino alla fine, e questo è il risultato. Ora uscite da un cipollotto. Io, per una mia comodità, giro il lavoro. E inseriamo sul lago 311 180 e altre 3 3110 andremo a fare degli archetti sulle nibbit 311 180 e altre 311 da questo cipollotto saltiamo la 150 la nibbit e la prossima 150 e ci inseriamo nel prossimo cipollotto dobbiamo fare degli archetti. Di nuovo 3 11 1 8 0 e altre 3 11. E ci inseriamo nel prossimo cipollotto. Andremo a formare tutti questi archetti tutti intorno, quindi continuate così fino alla fine. Terminato anche questo giro stiamo uscendo sempre da un cipollotto. Ora andremo a fare degli ulteriori archetti con le 150, perché poi serviranno per la decorazione finale che andremo a fare. Altrimenti poi dovete tornare indietro e fare questi archetti, quindi vi conviene farli adesso. Mettiamo sul lago tre Sono tre e vi dovete inserire nella 80 e tirate bene il filo, vedete in questo modo. Di nuovo altri 3, 15. E ci inseriamo sempre nel cipollotto. Vedete si formerà un doppio archetto le 11 e con le 15 di nuovo 3 15 0 e ci inseriamo nella 8 0 altre 3 e rientriamo nel cipollotto Ed ecco qua, vedete? E dovete continuare così fino alla fine, ed ecco qua. Abbiamo terminato anche questo giro. Ora, per chi non ama l'orecchino così grande, questo potrei, potrebbe utilizzarlo per fare un ciondolo. Vi fermate a questo punto e fate gli orecchini. Basta fare un semplice aggancio, mettere una monachella, e così otterrete un una bella uh, parure, ciondolo e orecchini da abbinare. Allora, continuiamo. Io ho terminato tutti questi archetti con le 15:0. Ora mi vado a ad rientrare nelle 11, non nelle 15. non riesco a vedere ecco qua ci sono riuscita entriamo nelle 11 esco dalla 80 sulle 80 andremo a formare dei picot con le 110 sì con le 110 quindi inseriamo 3 110 il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte Opposta, formeremo un picco sulle 80 in questo modo. Ora scendiamo sempre nelle 11 e scendiamo, cioè usciamo con l'ago da quella centrale delle 3. Quindi nella seconda qui prendiamo 2 su per 2. 2 su per 2 e ci inseriamo nell'altra fila di 3 in quella centrale. Entriamo anche nell'ultima e usciamo dalla 80-0. Tirate bene il filo, vedete in questo modo. Qui andremo a fare di nuovo un picco con 3-11-0. E rientriamo dalla parte opposta in questo modo. Adesso scendiamo di nuovo. Nelle prime due 11.0. Vedete? Usciamo da quella centrale. E qui di nuovo 2 super 2. E rientriamo nell'altra fila di 11 in quella centrale e tirate il filo. Questo deve essere il risultato. E dobbiamo continuare così fino alla fine. Questo sarà il risultato. Sto uscendo dalla 80 ora. Ci inseriamo con l'ago che va verso l'alto. In questa prima 11.0 del picò ora mettiamo sul lago una 11, una 15 e un'altra 11.0 una 11, una 15 e un'altra 11.0 e ci inseriamo nel foro superiore della prima super duo in mezzo alle super duo andremo ad inserire un'altra super duo in questo modo ora di nuovo 11 0 15 e di nuovo una 11 come prima 11 15 e 11 e questa volta ci inseriamo con l'ago quest'ultima eh, roccaie del picot però con l'ago che si porta sul davanti della lavorazione vedete questo deve essere il risultato ora senza ripassare nella 8-0 basta rientrare semplicemente con l'ago in quella a fianco e tirate bene il filo vedete così di nuovo 11 0 15 0 e di nuovo una 11 0 e ci inseriamo nel foro superiore della prima super duo. In mezzo alle due super duo andremo ad inserirne un'altra così. Ora qui di nuovo undici, quindici e undici zero e questa volta con l'ago scendiamo in quest'ultima undici zero del picot. e tirate bene il filo e adesso rientriamo in quella a fianco senza passare per la 80 sotto, vedete? In questo modo. E dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora portatevi ad uscire dalla 80. Ora andremo a fare prima la decorazione e poi completiamo tutto intorno l'orecchino. Dalla 80 ci dobbiamo inserire nella prima 150 di queste tre che abbiamo inserito all'inizio. Vedete, le 150 che abbiamo fatto il, con il secondo archetto. Qui inseriamo 5 5150. 5 15 0 e ci dobbiamo inserire nel foro basso di questa super duo, e tirate il filo di nuovo. altri 5. e ci dobbiamo inserire nell'ultima delle 15:0. Aspettate che avvicino ancora un po'. Vedete? Qui si trovano le 3:15:0, noi ci dobbiamo inserire nell'ultima e tirate bene il filo e si formerà questo ora ripassate attraverso la 80 e uscite dalla prima 15-0 di nuovo altri 5 e ci inseriamo nel foro basso di questa unica, qui sopra su per due di nuovo altre 5 e ci dobbiamo inserire nell'ultima delle 3, 15 0 e tirate bene il filo Vedete, questo deve essere il risultato e dovete continuare così per tutto il giro. Ed ecco qua, abbiamo terminato anche questa decorazione. Ora portatevi ad uscire dalla 150 che abbiamo inserito in mezzo alle 211 quando abbiamo fatto questo giro. Ora inseriamo sempre 150, ne inseriamo 4. E ci inseriamo nel foro superiore della prima super duo, questa esterna, qui sulla Super Duo andremo a fare un picò con 3 15 0. 0 Il filo esce da questa parte, e noi rientriamo dalla parte opposta, formeremo un picò, ora di nuovo 4. E ci dobbiamo inserire nella 15.0 quella che si trova in mezzo alle 2.11 e tirate il filo così ora qui noi rientriamo nella 11 successiva che incontriamo in quella um, del picò sotto quindi quella centrale del picot che abbiamo fatto prima sulla 8-0, perché la andiamo ad unire su questa 11, questa centrale del picot, andremo a fare un altro picot, sempre con le 15-0. Il filo esce da questa parte rientriamo dalla parte opposta. E rientriamo direttamente nella 11 delle tre che abbiamo inserito prima e usciamo dalla 15.0 per ricominciare di nuovo il giro e qui di nuovo 4 15 e ci inseriamo nel foro superiore della super 2 sulla super 2 andremo a fare un picco con, sempre con 3 15 0 di nuovo 4 15 0 e ci dobbiamo inserire nella 15 0 Ripassiamo senza mettere niente nella 11, che si trova subito dopo e in questa che fa parte del picco sulla 80 qui. Andremo a fare di nuovo un picco con qui con 3, 15, 0. Il filo esce da questa parte, e noi rientriamo dalla parte opposta. Rientriamo anche nella. Prima 110 delle tre che abbiamo inserito prima le andiamo ad unire e usciamo da quella centrale che è la 150. Vedete? Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Fate un cappietto. Un, gancio, un aggancio con le perline per inserire la monachella e così l'orecchino è terminato. Io adesso finisco questo giro e ci vediamo dopo. Ed eccolo qua il nostro orecchino è terminato. Come avete visto, non è difficile, forse un po' lunghetto, ma non difficile da fare. Questo è l'altro. Uh... Vi ho detto prima: se non vi piace così grande, potete fermarvi tranquillamente alla parte centrale e utilizzare questo come ciondolo e così avere un set. Io per il momento vi saluto. Spero di essere stata chiara, che vi piaccia il progetto. Vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!